Mamma mia, ragazzi, è tardissimo, sono le 4:14, adesso torno a casa e sono di una stanchezza che voi non potete neanche immaginare, giornata lunghissima, che è là dietro, ogni tanto non mi faccio i film, fatevi prima salutare, ragazzi. Hola hermanito, sono GA7, quello che tiene le tette, le racchette, le lavagnette, le rocchette, non le manette, perché non ho le mitragliette, ed anche la intro più cringe e meno divertente di tutta YouTube Italia. E benvenuti in questo nuovo video in cui parliamo di calcio mercato, parliamo di voci di mercato e facciamo il punto sul calcio mercato. Tra l'altro, ragazzi, piccolo off topic, ci siamo 19 gradi, cioè ad agosto sotto i 20 gradi, assurdo, veramente assurdo. Ci passiamo da una settimana in cui c'è il caldo tropicale, una settimana in cui quasi fa freschetto, anzi fa tutti gli effetti, fresco, quasi freddo. Di che cosa dobbiamo parlare, ragazzi? Allora, solite cose, solite cose. Ci sono il titolo è la parte fondamentale, però comunque bisogna parlare della questione uscite, la questione sirene dall'Arabia Saudita. Perché dall'Arabia Saudita ci sono pressioni importantissime, ragazzi, per Zelensky e per Osimhen, però per Zelensky pare che sia roba praticamente fatta. Il giornalista Marco Giordano parla di offerta dell'Arabia Saudita salita addirittura a 30 milioni di euro, il Napoli ne chiede 5 in più. Io direi che se il Napoli vuole realmente chiudere questa operazione non deve tirare troppo la corda, perché comunque stiamo parlando di un calciatore in scadenza. È vero che in Arabia Saudita hanno fondi infiniti, e figuratevi se loro si fanno problemi su quanto devono spendere, però anche loro chiaramente si possono scocciare, ed anche con l'Arabia Saudita, con i paesi, con le squadre arabe, con i club arabi, possono saltare le trattative. Si tratta in questo caso del Al-Ahli, nel caso in cui Napoli dovesse chiudere a 35 milioni per la cessione di Zielinski, farebbe un colpaccio clamoroso. Voi sapete quanto io abbia amato Zielinski, quanto gli sarò eternamente grato, perché si tratta di un calciatore innanzitutto che ci ha fatto vincere lo scudetto, uno dei calciatori storici del Napoli, uno di quelli che tecnicamente ho amato più di tutti, ma che allo stesso tempo ho odiato perché non è riuscito a raggiungere il suo potenziale pieno, perché poteva essere un qualcosa di esagerato, ma è giusto che dopo aver coronato un sogno vada a prendersi i soldi in Arabia Saudita. Si parla di 16 milioni di euro all'anno, e se, ripeto, il Napoli dovesse prendere una cifra tra i 30 e i 35 milioni, per Zielinski comunque farebbe un colpaccio incredibile, perché parliamo di un calciatore trentenne, parliamo di un calciatore che ha dato tutto quello che doveva dare, che comunque prende uno stipendio importante per il Napoli e che è in scadenza di contratto. Quindi questo sarebbe un colpaccio incredibile, che poi permetterebbe di andare a virare su uno dei due, se non entrambi, gli obiettivi del centrocampo. Il Napoli è interessato a Gabri Veiga, già ne abbiamo parlato, clausola da 40 milioni. Il Napoli, se vuole, la paga quando gli pare e piace, perché il problema, ragazzi, della clausola lo sappiamo che non esiste assolutamente. Il problema dei cartellini in casa Napoli non è mai esistito, chiaramente fino ad un certo punto. Però il Napoli si deve spendere soldi per il cartellino, soprattutto per calciatori giovani, futuribili, e con talento lo fa senza alcun tipo di problema. Tra l'altro, già c'è il sì del calciatore, come già c'è il sì anche di Koop Miners. Il Napoli mette in atto la sua solita tattica, ovvero contattare prima i calciatori, ricevere prima il sì dei calciatori, per poi andare a fare leva sui club per il prezzo, per fare in modo che anche il calciatore magari spinga. Però comunque parliamo. Non parlo del Celta perché non conosco la situazione economica del Celta. So chiaramente che il Napoli in ottimi rapporti con Rafa Benitez, questa non è una novità. Però, per quanto riguarda l'Atalanta, fare pressione sui prezzi lo puoi fare fino a un certo punto, perché l'Atalanta è una società già ricca, che poi ha anche incassato tanti soldi dalle cessioni, in particolare da quella di Højlund, che quindi puoi fare quante pressioni vuoi tu. È vero che a nessuno conviene tenere i giocatori scontenti in rosa, però se l'Atalanta vuole tenere Koop Miners alla fine dei giochi, lo tiene Koop Miners, magari riesce pure a rinnovarlo, perché tra l'altro prima che si parlasse di Koop Miners al Napoli con questa insistenza si parlava di rinnovo con l'Atalanta, anzi era praticamente ad un passo il rinnovo con l'Atalanta. Questo
questo per quanto riguarda le due entrate, ragazzi, non ci sono particolari novità. Sono sicuro che nella giornata di oggi uscirà qualcosa di nuovo. Io continuo a pensare che un centrocampo con Gabri Veg e Kupmeier sarebbe un qualcosa di semplicemente esagerato, un sogno a tutti gli effetti. E poi, ragazzi, ci sta la questione uscita con Osimhen, che si parla addirittura di un'offerta di 230 milioni dell'Arabia Saudita tra Zielinski ed Osimhen. Questo è quello che dice il Corriere dello Sport, il che preoccuperebbe, ragazzi. L'offerta ad Osimhen si sarebbe addirittura alzata a 50 milioni di euro all'anno. Parliamo, ragazzi, di roba che proprio non ha motivo, non ha senso di esistere. Se accettasse De Laurentiis, se accettasse il calciatore, io non avrei nulla da dire a entrambe le parti, perché che gli vuoi dire? Sono soldi, non voglio dire soldi trovati per terra, ma sono soldi importanti. Poi non ho dubbi sul fatto che De Laurentiis, nel caso in cui volesse realmente cedere Osimhen, spremerebbe gli arabi fino all'ultimo centesimo. Cioè, non escludo che riesca a prendere anche qualcosina in più di 200 milioni. Qua si parla offerte di 160 da una parte, 200 dall'altra, non si capisce più niente, ragazzi. Saranno giorni caldissimi di calcio mercato, perché può succedere letteralmente di tutto. A proposito di far succedere di tutto, le dichiarazioni di Mario Giuffredi, che non sono state particolarmente felici. Un'uscita secondo me infelice quella di Mario Giuffredi, non la prima. Bisogna chiaramente leggere anche tutto l'estratto, però secondo me è un poco esagerato. Ha parlato bene del Napoli, ha fatto il famoso compliment sandwich, no? Ovvero dire una cosa carina, la cosa che veramente vuoi dire che è offensiva, e poi un'altra cosa carina sotto. Il panino, no? Il panino di complimenti si chiama così in inglese. Tu dici, fai questa cosa per far capire quello che pensi, però magari provando ad essere comunque allo stesso tempo rispettoso, tra virgolette, cosa che secondo me lui non è stato. Poi lui è anche comunque l'agente di Lorenzo, eventualmente l'agente di Faraoni, tutta questa gente qua. Prendersela con Giuffredi è difficile, in particolare per la questione di Lorenzo, cioè Politano. Mi verrebbe da dire che quelli rappresentati da Giuffredi, me lo diciamo da tempo, preferirei mille volte non averli nel Napoli. Tra l'altro c'è pure il povero Gianluca Gaetano, il maestro Mario Rui, perché lui parla del maestro, ragazzi. Poi chiaramente, a parte i meme e tutto, quello che dice il concetto di Giuffredi non è neanche sbagliato. Dice: io non ho chiesto neanche la luna, ho chiesto addirittura un contratto al ribasso, semplicemente spalmato su 2 anni, perché voglio fare un anno in più. Napoli magari ha fatto il ragionamento, comunque Mario Rui ha una certa età e non voglio rinnovarlo per un anno in più fino al 2026, già ho un contratto in essere fino al 2025, a me questa cosa non conviene. Capisco il discorso che fa Giuffredi, ma capisco anche il discorso che fa il Napoli. Quello che non mi è piaciuto è quello che ha detto dopo. Ha detto: dunque, sono costretto a prendere provvedimenti, nel caso in cui dovessero arrivare proposte noi chiederemo la cessione al Napoli. Mario Rui è un calciatore che piace comunque delle squadre, proposte che non sono mai state prese in considerazione, perché Mario Rui ama Napoli, vuole rimanere a Napoli, la priorità è sempre stata in Napoli, motivo per cui noi abbiamo chiesto il rinnovo, eccetera eccetera eccetera. Nel caso in cui noi chiedessimo la cessione ci sarà negata, rimarrà un altro scontento nella squadra degli scontenti. E questa secondo me è una cosa che non può esistere, è una cosa che purtroppo secondo me potrebbe addirittura dover implicare quasi un'esclusione dalla rosa nel caso in cui rimanesse, perché ragazzi una cosa del genere non si può dire. Tu non puoi dire di essere scontento di rimanere a Napoli, lo puoi pensare, puoi esserlo, ma non lo puoi dire in pubblico. È una grandissima figura di merda, è una grandissima è un'uscita brutta, ed è una cosa che non è bella da sentire, che non è per niente bella da sentire, e che sono sicuro De Laurentiis andrà al braccio di ferro con Giuffredi arrivato a questo punto, perché questa cosa non va bene. Spero che questa cosa non infici sul rapporto con Giovanni Di Lorenzo, che è ottimo, tra lo stesso De Laurentiis e il capitano. Con Politano bisogna vedere cosa accadrà.
Questa cosa potrebbe smuovere delle situazioni, poi scontento nella squadra degli scontenti, bisogna vedere, capire a chi si riferisca, perché chiaramente se dici queste cose devi dire tutto, perché sei poco rispettoso e crei solo problemi. Secondo me bisognerebbe prendere dei provvedimenti. E niente ragazzi, detto ciò, mi raccomando, fatemi sapere quello che pensate voi con un commento qua sotto, lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale, in descrizione troverete Facebook, Instagram, Twitter, tutto quello che volete sarà lì giù. Troverete anche GA7 Shorts, il mio canale pubblico Teleclip, momenti iconici, momenti divertenti e canale top preferiti. Noi ci vediamo la prossima volta, sempre comunque, tutta la vita, forza la parola.